Primo Samuele, dal capitolo 7, verso 2. Era passato molto tempo, 20 anni erano trascorsi, e tutta la casa di Israele sospirava anelando all'Eterno. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo: se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli messianieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il col corso verso l'Eterno e servite a lui solo, ed egli vi libererà dalle mani dei filistei. E i figlioli di Israele fossero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono all'Eterno soltanto. Poi Samuele disse: radunate tutto Israele a Mizpa, ed io pregherò l'Eterno per voi. Ed essi si adunarono a Mizpa, attinto dell'acqua, e la spessero davanti all'Eterno, e digiunarono qui quel giorno e dissero: abbiamo peccato contro l'Eterno. E Samuele fece la funzione di giudice di Israele a Mizpa. E quando i filistei seppero che i figlioli di Israele si erano adunati a Mizpa, i principi loro salirono contro Israele. Ma qualcosa avendo udito i figlioli di Israele, ebbero paura dei filistei e dissero a Samuele: non cessare di gridare per noi all'Eterno, al Dio nostro, affinché ci liberi dalle mani dei filistei. E Samuele prese l'agnello di latte e lo offerse intero in olocausto all'Eterno e gridò all'Eterno per Israele, e l'Eterno l'esaudì. Or mentre Samuele offrì l'olocausto, i filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma l'Eterno tornò dal cielo con gran fracasso contro i filistei e li mise rotta, perché furono sconfitti davanti ad Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mizpa e inseguirono i filistei e li batterono fin sotto Betcà. Allora Samuele prese una pietra, la pose fra Mizpa e Shen e la chiamò Eben Ezer, dicendo: fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. E i filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele. E la mano dell'Eterno fu contro i filistei per tutto il tempo di Samuele, e le città che i filistei avevano preso in Israele tornarono ad Israele, da Ecron fino a Gat. Israele liberò il loro territorio dalle mani dei filistei, e vi fu pace tra Israele e gli amorei, e Samuele fu chiuso in Israele per tutto il tempo della sua vita. Amen. Amen. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Quando riguardiamo la parola del Signore è come aprire le ali di una dispensa da cui trarre cibi sicuri, secondo il bisogno e il desiderio dell'anima nostra. E proprio il desiderio è la molla principale che caratterizza questo passo, un desiderio forte che nasce nel cuore di tutto un popolo che si era allontanato dal Signore, che aveva cessato di camminare per le vie di Dio e si era scelto dei sentieri personali, dei dei propri da seguire, da crearsi, da gestire come meglio si crede, perché tante volte servire il Signore è visto come una costrizione, come qualcosa che limita le nostre libertà, che ci pone in qualche maniera al chiuso, in un recinto dal quale non si può uscire. E non c'è niente di peggio di quando uno si sente costretto che sventurare fuori, come dire, i panni delle false libertà, no? Di quelle, tutte quelle cose che gli altri fanno perché non sono legati dalle regole che seguono quelli che temono del Signore. E tutto diventa bello, appetibile. Israele vide i comportamenti delle nazioni che lo circondavano e cominciò a lasciarsi corrompere da questi costumi fino al punto da dimenticare il Signore. E questo gli causò dei gravi problemi. Il Dio aveva predetto per mezzo di Mosè, suo servo,
che se Israele fosse rimasto fedele al Signore, il Signore l'avrebbe protetto da ogni lato. Sarebbe stato intorno a lui, per usare un'espressione come dire, figurata, molto di effetto, un muro di fuoco tutto intorno ad Israele. Lo avrebbe protetto dai suoi nemici, lo avrebbe guardato da ogni insidia, lo avrebbe messo a largo da ogni necessità che si sarebbe presentata nella sua vita. Ma Mosè anche disse: se voi abbandonate l'Eterno e vi date a prostituirvi agli idoli delle nazioni che vi circondano e camminate secondo i costumi delle nazioni che il Signore oggi ha distrutto dinanzi a voi per mettervi in possesso del loro paese, allora sappiate che così come il Signore ha distrutto quelle nazioni, il Signore distruggerà anche voi. Alleluia. Perché Dio è giusto. Ed egli non tiene il colpevole per innocente, ma presso di lui, dice la scrittura ancora, c'è abbondanza di misericordia. E quando Israele si pentì seriamente dei suoi peccati e tornava al Signore, il Dio lo accoglieva e lo richiamava di nuovo a sé e tornava a prendersi cura di lui. E questo avvenimento è proprio uno di questi avvenimenti in cui Israele si rende conto ancora una volta che senza il Signore non si può fare niente. Amen. E questa è una caratteristica che riguarda sempre in ogni tempo il popolo di Dio: prendere coscienza che la nostra vita senza l'aiuto del Signore non può andare da nessuna parte. Noi facciamo progetti, cominciamo a intessere nelle nostre menti dei piani su come agire, su come fare, ma se i nostri progetti non hanno la benedizione del Signore, se non sono poggiati sulla sua parola, nel rispetto dei suoi comandamenti, nell'osservanza dei suoi statuti per la nostra vita, tutti questi progetti, anziché portare beneficio, porteranno solo danno all'anima nostra. Abbiamo parlato di questo tante volte parlando del nipote di Abramo. Alleluia. Che aveva pensato che fosse meglio stare vicino Sodoma perché è più produttiva, ma si accorse che era meglio la povertà delle colline, perché in quella povertà il Dio non faceva mancare niente ad Abramo. E quando Lot finalmente scelse di tornare al Signore, purtroppo era troppo tardi, perché la sua vita era stata troppo contaminata. Egli salvò l'anima sua per la conoscenza e la parola di Dio, ma perse tutti quelli che erano intorno a lui, perché non obbedirono alla legge del Signore. Questa è la realtà che toccò con mano Israele nei giorni in cui abbiamo letto questa mattina. Un popolo che era diventato schiavo, preda dei filistei, che facevano tutto ciò che volevano nel territorio, si erano appropriati di molte parti del territorio di Israele, trattavano gli ebrei da schiavi e gli toglievano ogni respiro, ogni libertà, e Israele si rese conto che bisognava tornare al Signore. C'è una cosa poetica, il passo si apre con un'immagine, dice: erano passati 20 anni da quando l'arca era stata resa ad Israele ed era stata collocata a Kiriat-Jearim. E erano passati 20 anni, ma le cose per Israele non erano cambiate. Perché la scrittura ci rivela un meccanismo importante che deve essere chiaro alla vita anche dei cristiani di oggi: che il Signore era tornato in Israele nella figura dell'arca, ma Israele non era ancora tornato al Signore. Ora, il Dio può fare ogni cosa, può predisporre ogni cosa. Vi ricordate la parabola delle nozze? Dice: io ho predisposto ogni cosa, ho ammazzato il vitello ingrassato, ho preparato tutto, ho preparato persino i vestiti per quelli che mi sono provvisti per potersi accostare alle nozze, tutto è pronto. Ma è inutile se non c'è il desiderio di partecipare alle nozze, se non si vuole accettare ciò che Dio ha fatto per noi. Il Signore ci ha dato ogni bene in Cristo Gesù il Signore, ma se noi non abbiamo nel nostro cuore il desiderio di camminare secondo le vie del Signore, tutto questo bene rimarrà estraneo alla nostra vita. Ebbene, il Dio aveva umiliato i filistei al punto tale che questi preferirono disfarsi della presenza di Dio
simboleggiata nell'arca, già simboleggiata nell'arca. Quanti simboli, ahimè, ci sono intorno a noi, anche in questo mondo pseudo-cristiano in cui viviamo, no? Che è tutto fatto per immagini, per simulacri, per rispondere i mandi, così che l'immagine deve rimandare alla divinità e questo deve rimandare a quel simbolismo. Anche gli ebrei erano stati prigionieri dei simbolismi. In un certo periodo avevano pensato che forse l'arca la sede del potere che li aveva liberati dalla potenza d'Egitto. Ma l'arca, senza la fede che l'accompagnava, nelle cose che contenevano il Dio che vi sedeva sopra, era solo una cassa ricoperta da loro. Non aveva nessun potere, tant'è che fu menata in cattività, che fu presa prigioniera dai Filistei. Ma il Dio non si lascia confondere dai uomini. E allora ristabilì davanti ai Filistei il fatto che non era tanto l'arca importante, ma il Dio di cui l'arca era, come dire, il rimando, il simulacro. E gloria al Signore, davanti all'arca i dei, dei farisei, dei Filistei persero la testa. Alleluia, gloria al Signore. Ma quell'arca, così potente da terrorizzare i Filistei, non salvò il popolo dalla sconfitta, non liberò Israele dall'oppressione dei Filistei. L'arca era tornata, ma l'arca non li aveva liberati, non li aveva liberati nel giorno della battaglia e non li aveva liberati nemmeno adesso che era tornata nel paese di Israele. Non lo proteggeva più, non era più quel riparo sicuro che loro avevano pensato. E allora cominciarono a rendersi conto che l'arca, senza la fede di Dio dell'arca, non serve a niente. E dice che Israele cominciò a desiderare i Dio, non più l'arca, ma i Dio, non più i simboli, ma la presenza concreta, reale, personale di Dio. E quando Samuele dice che Israele voleva veramente tornare al Signore, Israele fu ammaestrato sul come tornare al Signore. Voi vedete, egli non dice subito sì, il Signore mi stava aspettando, venite, ma dice prima purificatevi, prima togliete gli idoli di Astarte, prima smettete di guardare a destra e a sinistra e il vostro cuore si volge chiaramente verso il Signore. Non può esserci benedizione se non c'è obbedienza. Amen. Molti gridano, Signore salvaci, Signore benedicici, Signore provvedi, Signore allarga. Alleluia. E il Signore è pronto a fare ogni cosa. Ma quanti sono pronti ad obbedire alla parola di Dio? Quanti cammini in obbedienza comandamenti del Signore? Non può esserci benedizione senza obbedienza alla parola di Dio. È un principio molto importante che deve essere chiaro nella nostra mente, altrimenti saremmo come gli ebrei che volevano la potenza di Dio per essere liberati, ma non volevano servire al Signore, non volevano amarlo, non volevano dedicargli la propria vita, il loro cuore, le proprie sostanze, il tutto dell'anima loro. Volevano solo la potenza di Dio. Molti cristiani oggi cercano i miracoli, molti cristiani oggi cercano la potenza del Signore, ma non camminano in obbedienza ai comandamenti di Dio, non seguono la via tracciata dal Vangelo. Vogliono la potenza del Signore, vogliono la presenza di Dio che li benedica, ma non vogliono camminare in obbedienza alla potenza e alla presenza del Signore. Ma senza cercare Dio non lo si può trovare. Perché dice più avanti proprio nel profeta Geremia che sì, io mi lascerò trovare da voi, ma quando voi mi cercherete con tutto il vostro cuore. Finalmente Israele cercava il Signore e, come avviene sempre, Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano. Quanti qui questa mattina hanno cercato il Signore? Guai a dare Dio per scontato, guai a pensare che solo perché noi apparteniamo al popolo dei santi ogni cosa è facile, ogni cosa è concessa. Cercare il Signore implica i pensieri e i desideri del nostro cuore, e se questi non sono volti verso il Signore, noi stiamo perdendo tempo. Noi non stiamo pregando, noi non stiamo dicendo, stiamo solo perdendo tempo.
Perché se il tuo cuore non è nelle cose che fai, le cose che fai davanti a Dio sono prive di significato. Ad un certo punto gli ebrei pensavano che bastava pagare Dio per ottenere quello che volevano. Il Dio richiedeva sacrifici di incenso, il Dio richiedeva offerte di grazia, il Dio richiedeva agnelli con olocausto, e dicevano a un certo punto erano pronti a fare queste cose, così si mettevano in maniera al sicuro, facevano queste cose e Dio doveva benedirli, doveva perdonarli, doveva portarli avanti. Ma Dio a un certo punto dice ai profeti: io ho in odio i vostri sacrifici. E il vostro incenso viene come un tanfo che sale. Non vi sopporto più, perché voi offrite quelle cose, ma non c'è il vostro cuore in quelle cose. E allora quelle cose per me sono prive di importanza. Nel Salmo è detto: mangio io sangue di buoi o bevo io sangue di mangio io carne di toro o bevo io sangue di becchi, mia la terra e tutto ciò che contiene. Se avessi fame, non te lo direi. Non sono gli animali quello che io cerco, ma quello che io ho sempre cercato è il tuo cuore, senza il quale tutte le opere che noi compiamo sono inutili. Alleluia. Se non c'è la nostra attenzione, se non c'è il nostro cuore, se non c'è il nostro desiderio di accostarci a Dio, tutte queste cose non ci portano da nessuna parte. Finalmente Israele aveva il desiderio di accostarsi a Dio. E aveva detto a Mosè: mi piace, a Samuele, mi piace, prima parlano di Samuele nei tempi del tuo Dio. Prega per noi il Signore tuo Dio affinché egli ci perdoni dei nostri peccati. Ma quando sono nel bisogno più nero, quando i filistei si stanno accostando presso Mispa per cogliergli, come dire, l'assedio, per chiuderli in una città e così mangiarli in un boccone, perché l'esercito filisteo era molto più grande e più potente dei pochi soldati ebrei che si erano radunati a Mispa, alleluia. Ma mi piace l'espressione che usano queste persone che erano andate a cercare il Signore. Quando finalmente Israele si torse di torto gli idoli, quando finalmente Israele cessò di rivolgere e offrire profumi a nessun altro se non all'Eterno, il suo Dio, allora il servo del Signore disse: raduniamoci a Mizpa. In una delle città più antiche di Israele, nei luoghi che erano stati accampamento di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, alleluia, che testimoniamo della fedeltà di Dio per prendere e dare il paese di Israele. In un momento in cui sembrava che questi tempi fossero ormai lontani, che questa volontà di Dio fosse stata calpestata dall'influenza dei filistei, che tutte le promesse erano state dimenticate, e Dio li richiama a tornare indietro, a ritornare a quelle promesse, a ritornare a Dio che fa le promesse, perché è Dio che fa le promesse, sì e amen. Egli è e continua ad essere il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che ha promesso di benedire il suo popolo e che non verrà meno alla sua promessa. Torniamo al Signore, torniamo indietro. Allora anche Elia fa un po' la stessa cosa quando riedifica il vecchio altare dell'Eterno. Alleluia. Quell'altare che era stato dimenticato, che era caduto in rovina, che era stato dirubato, perché ormai nessuno più cercava il Signore. Elia lo restaura, alleluia, con 12 nuove pietre che simboleggiano il ritorno delle 12 tribù di Israele a loro Dio, alleluia. E su quell'altare offre la sua preghiera e il suo olocausto, e su quell'altare il fuoco di Dio scende a benedire la sua offerta e a ripristinare di nuovo su Israele la sua signoria, quale Dio è Signore. E ancora una volta, mentre i nemici cingono l'assedio, si prestano a scendere l'assedio alla città, Israele è immobiliato, una via di scampo, e allora dice una frase bellissima: prega il Signore, non cessare di gridare al Signore nostro Dio per noi. Alleluia! L'Eterno è di nuovo il Dio di Israele, e Israele si rifugia sotto la sua mano, e Israele torna di nuovo a ricercare il baluardo di Dio, la protezione del Signore. E mentre dice che obbedendo alla richiesta del popolo, che prima si era umiliato, aveva digiunato, alleluia, notate che la scrittura ha
una terminologia molto esatta per dire quello che avviene a Mizpah. Il popolo si raduna per cercare il Signore. La prima cosa che fanno, versano l'acqua sull'altare, alleluia, per indicare che il loro cuore si spargeva, che erano addolorati, che erano veramente afflitti del loro peccato contro il Signore. Si pentono, in poche parole, alleluia, e per manifestare il loro pentimento per tutta quella giornata digiunano, alleluia. Ma in quel giorno il sacerdote e Samuele non offre nessuno l'olocausto, sparge soltanto l'acqua sull'altare ad indicare il pentimento di Israele. E ad un certo punto dice che egli fa il suo ufficio di giudice, perché essere giudice di Israele non vuol dire come oggi. La legge di Israele non era la legge umana, era la legge data da Dio. Amministrare le sue funzioni di giudice vuol dire che Israele si stava umiliando e riconoscendo il Dio come l'autorità suprema e decideva secondo i bisogni e le necessità del popolo. Questo era l'ufficio del giudice. Il giudice decideva secondo i consigli e la parola di Dio, quando era un giudice secondo il cuore del Signore. Alleluia. E lui amministrava la giustizia secondo i dettami dei comandamenti di Dio. Così facendo, l'uomo che si sottoponeva alla giustizia in un regno riconosceva la legalità di colui che aveva dato quei comandamenti, quelle leggi. Alleluia. Si sottometteva ad esso. E quindi Israele si era di nuovo sottomesso alla piena autorità di Dio. E solo dopo, quando i nemici ormai sono vicini, alleluia, egli si accinge ad offrire il sacrificio per il peccato, un olocausto asso per intero, alleluia, che rappresentava tutto il popolo di Dio, che era rappresentanza ancora di quell'offerta perfetta che è stato visto Gesù il Signore. Il grido di soccorso che salva il Signore attraverso il fumo delle offerte che si funzionano. Alleluia. Un Dio che si riempie le mani della richiesta di benedizione del suo popolo. Alleluia. E che cosa fa il Dio? Il fumo sale verso l'alto e la potenza di Dio scende a liberare il suo popolo. Come libera il Dio il suo popolo? Poteva colpire i filistei con una pestilenza, poteva in qualche maniera mandare il suo angelo, l'aveva già fatto altre volte, lo farà ancora, a liberare, a colpire gli ebrei, il popolo filisteo e liberare gli ebrei, ma non fa niente di tutto questo. Dice che improvvisamente dal cielo comincia a tuonare. Alleluia. Alleluia. Come se il cielo stesse letteralmente per cadere sulla testa dei filistei. Io so che vi può sembrare una cosa strana, perché io ero ignorante, alleluia, ma io ho visto persone molto intelligenti sobbalzare quando un tuono esplode vicino al suono. Non è come quando tuona nei cieli, quando sentiamo quel rumore che rimbomba da lontano, no. Ma quando avviene che la scarica avviene nei parti bassi dei nuvoloni che sono di noi, il suono che si propaga dalla scarica è come un'esplosione che viene amplificata dagli oggetti che ci sono intorno, dagli alberi, dalle fontane, dalle rocce, e tutto defraga in una onda d'urto che può far svenire una persona. Alleluia. Molti eserciti stanno studiando delle armi soniche, alleluia, che sono basate su questo principio della violenza del suono, dell'onda d'urto di un suono che può far perdere i sensi al nemico. Alleluia. Concentrare un'onda sonica. Alleluia. Il Dio non ha bisogno di concentrare niente. Dio le onde soniche se le fabbrica. Gloria. Alleluia. Esplosero tuoni dal cielo tutto intorno a Mizpah. Per gli ebrei era una musica familiare, l'avremmo sentita già sull'oratorio, anche gli ebrei sull'oratorio si erano messi di paura. Alleluia. Infatti quando il Signore dice fammi salire a me, e poi dice no, non faccio tu ad incontrare il Dio, noi non vogliamo salire. I tuoni erano assordanti, davano, incutevano timore. E ancora oggi
Ultimamente ci sono stati dei temporali, qualche tuono più forte si è sentito, non molti, ma qualcuno si è sentito. E la reazione principale di mia moglie è stata quella di chiudere tutte le finestre. Come se chiudendo le finestre non si sentisse così forte il tuono. Alleluia. È una reazione inconsulta, non logica. E quello che fecero i filistei in quel giorno fu quello di essere presi dalla paura, dalla angoscia, dall'agire in maniera inconsulta. Quando reagirono all'idea che il suono assordante veniva da Mizpa, si allontanarono dalla città, scapparono via, inseguiti da questo rombo che andava di giù. Sembrava veramente che il cielo stesse per cadere sulla loro testa. Furono presi da un terrore cieco, irrazionale, non sapevano controllarsi, militari, uomini di guerra, ebbero paura. Alleluia! E quando, fino a quel momento, erano rimasti fermi lì, davanti all'altare di Dio, a pregare con le mani volte all'alto, alleluia, da dove viene il nostro aiuto? Quando i buoni cominciarono a scoppiare, Israele si voltò e vide che i nemici che si stavano accostando alla città avevano cambiato direzione, scappavano via come lepri. E allora essi presero coraggio, uscirono da Mizpa e cominciarono ad inseguire i filistei. Alleluia! Che immagine gloriosa! I filistei che scappano con le loro armature, con i loro carri da guerra, alleluia, giù, a perdi corpo, su, per la collina, alleluia, inseguire dai buoni e dalle urla del popolo di Dio che si lancia in inseguimento. E dice che ne fecero strage, battevano i filistei fino a Betta, cioè li cacciarono oltre i loro stessi confini, alleluia. E in quell'occasione presero molte delle città che erano state rapite dalla mano dei filistei. Alleluia. Fu un qualcosa che avvenne gradualmente, ma iniziò quel giorno. Alleluia. Poi ci saranno altre battaglie con Saulo, con Jonathan, con Davide, alleluia, che libereranno completamente il territorio di Israele dai filistei. Ma fu quel giorno che tutto iniziò. Il giorno in cui Israele tornò al Signore. Alleluia. Vogliamo anche noi, come fece Samuele, rizzare una pietra miliare. Sapete cosa sono le pietre miliari? No, lo sapete. Alleluia. Ormai non si vedono più molto spesso. Una volta era più facile incontrarle. Le pietre miliari erano le pietre che i romani erigevano sulle loro strade alla distanza di un miglio romano. Ogni miglio romano metteva una pietra. E sapete cosa c'era inciso su quella pietra? C'era incisa la distanza che da quel punto mancava per arrivare a Roma. Perché tutte le strade che edificavano i romani poi ci ricongiungevano per portare sempre verso Roma. E nelle pietre miliari essi mettevano 230 miglia da Roma. Voleva dire che se tu seguivi quella strada in quella direzione, fra mille miglia, fra un miglio avresti trovato un'altra pietra che ti diceva meno un miglio da Roma. Alleluia. E così potevi fare tutta la strada fino ad arrivare davanti alla città di Roma. Alleluia. Erano pietre che davano un'informazione. Anche quella che eresse in quel giorno Samuele aveva informazione, serviva a ricordare al popolo che la grande liberazione di Dio era arrivata fino a quel punto, Ezra significa pietra del soccorso. E gli disse, chiameremo questo sasso Ebenezer, la pietra del soccorso, perché fino a qua, da Mizpa fino a qua, alleluia, il Signore ha liberato il suo popolo. Grazie. Ha liberato il suo territorio. Quando passerete da qui e i vostri figli e i vostri nipoti vi chiederanno che significa questa pietra, tu gli dirai un giorno il Signore ha liberato il suo popolo, perché Dio è la forza di Israele. Alleluia. Nella nostra vita anche noi reggiamo pietre miliari. Grazie Gesù. Io ne ho dette tante, credo che Gesù di voi avete fatto. Ci sono dei giorni particolari scritti e impressi a lettere d'oro nella nostra memoria. Giorni
quali non ci ricordiamo delle grandi rivelazioni di Dio, della potenza del Signore, della sua grazia, della sua risposta alla nostra preghiera. E noi li ricordiamo. Magari col tempo non saremo più in grado di chiamare la data precisa. Non tutti hanno la memoria di Dio. Questo ricorda le date di tutte le grazie di Gesù. Alleluia. Però quel giorno lo ricorderemo. Non sapremo dire se era magari il 1999 o il 2003, però ricorderemo quel giorno in cui è avvenuto questo e il Signore ha ascoltato la preghiera del suo popolo. Anche noi abbiamo le nostre pietre miliari. E quando i nostri figli ci diranno perché, che è successo, noi racconteremo le grandi cose che Dio ha fatto. Grazie. Anche noi abbiamo veramente, anche noi abbiamo pietre soccorse, quante pietre soccorse. Alleluia. Potremmo tracciare una strada anche da qui a Roma, da qui al cielo. Alleluia. Dopo un giorno arriveremo, perché queste pietre per noi queste ci ricordano. Ti stai avvicinando ogni giorno alla città celeste. Fin qui il Signore ti porterà e più avanti ti sosterrà la sua mano. Perché? Perché tu hai cercato il Signore, perché tu cammini in obbedienza ai tuoi comandamenti e perciò per te è la liberazione. Se questa mattina tu sei venuto per cercare la liberazione, sappi che Dio è più grande. Grazie. Se sei venuto qui per cercare guarigione la tua infermità, presentati al Signore perché sappi che Dio è venuto qui per guarire. Alleluia. Non domani, non più tardi, ora, adesso. Ora è il tempo di accostarsi a Dio mediante il sacrificio dell'agnello. Alleluia. Sembra un caso che fra i tanti animali che potevano, come dire, immolare, alleluia, si è stato immolato l'agnello. L'agnello è il sacrificio rituale per il peccato. L'agnello è l'immagine di Gesù. Un agnello è stato immolato perché la nostra preghiera oggi possa essere gradita al Signore. Grazie a Gesù. E se tu credi nell'agnello di Dio, se tu credi nel valore del suo sacrificio, se tu credi nella potenza del suo sangue, tutte le liberazioni di Dio sono per la tua vita. Amen. Alleluia. In questo istante, se tu gridi, il Signore ti ascolterà. Il Signore. Amen.